Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 52, 28 luglio 1904. Questa mattina è venuto il benedetto Gesù trovando nel solito mio stato e mi ha detto: Figlia mia, quando l'anima è distaccata da tutto, in tutte le cose trova Dio. Lo trova in se stessa, lo trova fuori di se stessa, lo trova nelle creature. Sicché si può dire che tutte le cose si convertono in Dio per l'anima che è da tutto distaccata. Anzi, non solo lo trova, ma lo mira, lo sente, lo abbraccia. E siccome in tutto lo trova, così tutte le cose le somministrano l'occasione di adorarlo, di pregarlo, di ringraziarlo, di stringersi più intimamente a Dio. E poi i tuoi lamenti non sono del tutto ragionevoli della mia privazione. Se tu mi senti nel tuo interno, il segno è che non solo vi sto fuori, ma anche dentro, come nel mio proprio centro. Ho dimenticato di dire in principio che Gesù me l'ha portato la Regina Mamma, e siccome lo pregavo che mi contentasse e non mi lasciasse priva di lui, Gesù benedetto ha risposto nel modo scritto di sopra. Capitolo 53, 29 luglio 1904. Continuando il mio solito stato, non appena visto il mio adorabile Gesù, ho detto: Signore mio e Dio mio. E lui ha seguitato a dire: Dio, Dio, Dio solo. Figlia, la fede fa conoscere Dio, ma la fiducia lo fa trovare, sicché la fede senza la fiducia è fede sterile.
e adonta che la fede possiede immense ricchezze per potersi l'anima arricchire, se manca la fiducia ne resta sempre povera e sprovvista del tutto. Onde, mentre ciò diceva, mi sentivo tirare in Dio, restavo in Lui assorbita come una gocciolina d'acqua nell'immenso mare. Più che guardavo, non trovavo né i confini dell'altezza né quelli della larghezza. Cieli e terra, viatori e comprensori, tutti stavano immersi in Dio. Quindi vedevo anche le guerre, come quella della Russia col Giappone, le migliaia dei soldati che morivano o che moriranno, e che per la giustizia anche naturale la vincita starà da parte del Giappone, che anche che altre nazioni europee stanno trattando macchinazioni di guerre alle stesse nazioni d'Europa. Ma chi può dire tutto ciò che si vedeva di Dio e in Dio? Per finirla faccio punto. Capitolo 54, 30 luglio 1904. Questa mattina il benedetto Gesù non ci veniva, ed io, trovandomi fuori di me stessa, giravo e rigiravo in cerca del mio sommo ed unico bene. Non trovandolo, l'anima mia si sentiva morire ad ogni istante. Ma quello che accresceva il mio strazio era che mentre mi sentivo morire, non morivo. Perché se io potessi morire, avrei raggiunto il mio scopo, col trovarmi per sempre nel centro di Dio. Oh separazione, quanto sei amara e dolorosa, non c'è pena che a te possa paragonarsi. Oh privazione divina, tu consumi, tu trafiggi, tu sei ferro a due tagli, che da una parte taglia, dall'altra brucia. Il tuo dolore è immenso, per quanto è immenso Dio. Ora, mentre andavo vagando, mi sono trovata nel purgatorio, ed il mio dolore, il mio pianto pareva che accresceva il dolore di quelle prove, di quelle povere anime prive della loro vita, Dio. Onde tra queste parevano parecchi sacerdoti, uno dei quali pareva che più degli altri soffriva, e questi mi ha detto: le mie gravi sofferenze provengono dal fatto che in vita fui molto attaccato agli interessi di famiglia, alle cose terrene ed un po' di attacco a qualche persona. E questo produce tanto male al sacerdote da formarsi una corazza di ferro infangata che, come veste, lo avvolge. Solo il fuoco del purgatorio e il fuoco della privazione di Dio, che paragonato al primo fuoco già scomparisce il primo, può distruggere questa corazza. Oh, quanto soffro, le mie pene sono inenarrabili. Prega, prega per me. Onde io mi sentivo più straziare, mi sono trovata in me stessa. E dopo, appena l'ombra, ho visto del benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, che sei andata a cercare? Per te non ci sono altri sollievi ed aiuti che io solo. E come balena è scomparso. Ed io sono rimasta a dire: ah, lui stesso me lo dice, che lui solo è tutto per me, eppure ha il coraggio di lasciarmi priva e senza di lui. Bene, certamente il distacco oggi è uno degli argomenti principali, coniato, declinato, diciamo, da Gesù, sia per quello che riguarda l'anima in generale, sia per quello che riguarda l'anima sacerdotale in particolare, a cui certamente farò un pochino di riferimento, perché io sono un sacerdote e se un sacerdote dovesse ascoltare queste parole deve meditare, e comunque sia anche chi ascolta queste parole, se ha relazioni con i sacerdoti, deve comprendere molto bene, ecco, e anche dalla parte sua come instaurare questi tipi di relazioni, perché se certamente è colpevole un sacerdote che si attacca ad una creatura, certamente non innocente è una creatura che si attacca a un sacerdote o che lascia che un sacerdote si attacchi a sé. Quindi il discorso è articolato e complesso. Andiamo con ordine. Gesù parla di distacco dell'anima da tutto. Tutto è termine che in italiano significa niente escluso.
Il distacco è il contrario dell'attacco, quindi uno deve semplicemente chiedersi a cosa sono attaccato. Lo diciamo anche nel parlare del comune, no, no, io questa cosa sono attaccatissimo. Non ci possono essere cose, idoli o anche affetti a cui siamo attaccati. Cosa vuol dire che in tutte le cose trova Dio? Lo trova in se stessa, lo trova proprio in se stessa, lo trova nelle creature. Facciamo un po' di esempi. Pensiamo per esempio alle forme di affetti umani, no? L'amore materno è una delle cose più belle che esiste, ma l'amore materno si trova essenzialmente in Dio, così come l'amore paterno. Se io ho mio padre e mia madre che mi amano, se ho questa grazia, certamente è normale che io li ricambi, insomma, che gli voglia bene. La vita soprannaturale, però, fa vivere questo amore come una manifestazione dell'amore divino. Cioè, non è tanto il cuore di mamma, ma è Gesù, è Dio che mi sta facendo conoscere attraverso mamma la dimensione materna del suo amore. Ecco cosa significa vederlo in tutte le cose, no? Quindi io in quella manifestazione di amore materno vedo Dio. Stessa cosa vale per il padre, stessa cosa vale per lo sposo o per la sposa. Tutta la Sacra Scrittura è piena della rivelazione che il rapporto tra Dio e il suo popolo vuole essere strutturato sulle frequenze della sponsalità. Quindi il tuo sposo, la tua sposa, il tuo fidanzato, il tuo sono innamorato di te, benissimo. In questa forma diversa, chiaramente, di amore paterno e materno, conosci e riconosci questo aspetto dell'amore di Dio. E così via. C'è una persona che mi fa una gentilezza. Questa è una gentilezza che mi fa il Signore attraverso quella persona. C'è una persona che mi arreca pena e sofferenza. È Gesù che mi sta dicendo, prendi quella croce. C'è un'avversità indipendente dalla volontà delle creature, è Gesù che mi sta dicendo prenditi quella croce. E attenzione, anche noi stessi, trovare Dio in noi stessi, quindi la capacità di entrare dentro noi stessi e discernere per esempio sui nostri pensieri, che è un'operazione fondamentale nel regno della Divina Volontà. Questo pensiero viene da Dio o viene da altro? Ecco cosa significa cercare Dio dentro noi stessi e eventualmente trovarlo, no? Ma abbiamo visto per esempio la contemplazione di ieri, il santo amore di noi stessi, quindi la percezione della mia anima come un prodigio, come un capolavoro, no? Io guardo, si può fare, per esempio, sto facendo un'attività sportiva, sto giocando a uno sport che mi piace, sto correndo, e in quel momento posso magari elevare la mente dicendo: Signore, hai creato il mio corpo umano in maniera perfetta. Quanti muscoli si stanno muovendo adesso in maniera perfettissima, tutti quanti obbedienti al centro propulsore che è il cervello, insomma, no? Che mi consentono di poter praticare questo sport, che mi consentono di poter fare questo, cioè, questo significa. Per arrivare a questo, dice Gesù, ci vuole il distacco da tutto, e così tutte le cose si convertono in Dio per l'anima che è da tutto disattaccata. E questa è la vita divina. Questo ci consente di non vedere più nulla, ma proprio nulla, con occhio umano. Situazioni, fatti, cioè sempre con queste sante lenti della Divina Volontà. Quando questa vita comincia a strutturarsi nell'anima, dice Gesù, che non solo noi troviamo Dio, ma lo mira, lo sente, lo abbraccia. E quindi cosa significa? Siccome lo trova in tutto, la sua preghiera diventa continua e incessante. Ecco uno dei segreti dell'H24, no? Come facciamo a stare H24 connessi? Questo è una dritta, questo è un segreto. Ma questo segreto non si arriva se non si operano i doverosi distacchi da tutto. I distacchi devono essere spesso e volentieri effettivi, ma devono essere soprattutto affettivi. Faccio subito un esempio. Se io sono attaccato a una persona, attaccato, qui non si parla, cioè quando si parla di attacco o di distacco,
Non si parla di realtà peccaminose in se stesse, d'accordo? Un'anima che fosse attaccata a un sacerdote, per esempio, non è affatto detto che ne sia innamorata o che farebbe cose turpi con il sacerdote, assolutamente. Questo è un altro tipo di problematica. Però ci si può essere affettivamente legati. Da cosa me ne accorgo? Devo vedere non solo quanto tempo trascorro, passo, cerco di stare a fianco all'oggetto del mio desiderio. Qualunque esso sia, può essere la televisione, sto facendo, cioè può essere qualunque cosa. Ma quanto mi manca quando non c'è e quanto ci penso quando non c'è. Capite? Cioè, se finisce una storia di amore e una delle persone è ancora innamorata, cioè, sì, la storia d'amore è finita, ma tanto quello pensa all'oggetto del suo amore tutto il giorno. La storia sarà veramente finita quando si mette l'anima in pace, se ne fa una ragione, non ci pensa più. Capite? Qui noi dobbiamo andare sinceramente dentro noi stessi. Sinceramente dentro noi stessi. E operare con coraggio. Sono distacchi interiori. Come faccio a fare un distacco interiore? Non so, è facilissimo. Dici, ma io non ci posso fare niente. Se ci penso sempre a questa cosa o a questa persona, che ci posso fare? Come che ci puoi fare? Quando ti viene il pensiero, ti rivolgi a Gesù e dici, Signore, sto pensando ad altro che non sei tu. E questa è una creatura, d'accordo? Potrà essere un dono, potrà essere una risorsa. Tutte le cose di per se stesse, abbiamo visto, sono in sé doni di Dio. Bisogna vedere qual è il mio rapporto con queste cose. Quindi distoglimi lo sguardo da questa creatura a cui ci penso un po' troppo e fammi pensare a te. E fammi vedere solo in questa creatura la tua mano, la tua bontà, il tuo aiuto, eccetera. Questo bisogna farlo. Ed è operazione interiore, ma ripeto, delle volte ci sono necessari anche dettagli esteriori, ma non bastano. Cioè dice sì, vabbè, ho capito, troppo attaccata a questa cosa, me ne distacco, me la tolgo. Sono troppo attaccato affettivamente a questo oggetto, per esempio, me lo tolgo. Questa è una cosa molto importante, specialmente quando magari un oggetto ci riporta un attaccamento, insomma, nei confronti di una persona a cui sentiamo di essere troppo legati. Ma non basta. È un passo, ma non basta. Occorre operare i tagli del cuore che sono molto dolorosi. Però sono anche molto fruttuosi, se no non si entra nel regno della divina volontà. Non si entra. Noi dobbiamo sempre pensare alla Madonna, sempre, sempre. Io ci penso spesso, pensiamo alla Madonna quando entra nel tempio a 3 anni, rompe i legami col padre e con la madre, e una bambina rimane lì completamente da sola. La tradizione ci tramanda che proprio mentre stava nel tempio muoiono papà e mamma. La Madonna rimane completamente da sola, umanamente parlando. Non c'era nient'altro, adesso vediamo. Ecco. Quanta fiducia, secondo paragrafetto, aveva la Madonna in Dio. La sua fede era perfettissima. La fede ci fa conoscere Dio, no? Attraverso la verità di fede, ed è fondamentalissimo. Ecco. Ma affianca alla fede, come cammina la fiducia, che viene da Fides, certamente, no? Ma non c'è, cioè, anche il demonio c'ha la fede, anzi il demonio c'ha la fede nuda in maniera perfettissima, perché il demonio, la verità di fede, le conosce molto meglio di noi, benissimo, d'accordo? E ci crede che è così, d'accordo? Ci crede che Dio è onnipotente, ci crede che Dio è trino, ci crede che la Madonna è immacolata, il problema è che non si affida, non vive di conseguenza. Se io credo che Dio è onnipotente, ma è chiaro che mi devo fidare di lui. Cioè, se ci credo sul serio, pensiamo un attimo a Maria bambina. A 3 anni entra nel tempio, dopodiché gli arriva la notizia della morte dei suoi genitori. Sarà andata al funerale oppure no? Boh. Cosa avrà sentito nel cuore? No? Perché l'ha sentito lo strappo. Dice, bene, da questo momento mi sei rimasto solo tu, Signore mio, da questo momento ancora più di prima, sarai solo tu a pensare a me. Così come io dalla mattina alla sera penso solo a te e ai tuoi interessi. Devo aver detto qualcosa di simile di questo.
Però, insomma, è una cosa grossa, no? Siamo a ai continui. Cioè, quando gli fu detto, guarda che tu sei una donna come tutte le ebree, adesso devi andare in sposa. Lei, cioè, sapeva che la volontà di Dio era un'altra per lei. Ma si è affidata, diceva, Anna Spo, vediamo che succede. E poi ha incontrato San Giuseppe, gliel'avrà dette tante cose a San Giuseppe, no? Non tutto, tra l'altro, perché arriva l'annunciazione, ha un altro atto d'affidamento, non solo per accettare quella missione con tutti gli annessi e connessi e sofferenze che comporta, no? Ma anche, dico, bene, e il povero San Giuseppe, che già è un miracolo che mi sei stato vicino, insomma, mo che facciamo? E la mia reputazione pubblica, mo che facciamo? Cioè, la più pura di tutte le creature che si è mai esistito poteva essere scambiata per un'adultera, peggio ancora, insomma, no? E quando arriva il decreto di Cesare Augusto, avevano partito da Nazareth a Betlemme, e quando poi arriva la bella notizia che Erode li vuole ammazzare e devono andare via in Egitto, viaggio di sola andata, ritorno ci sarà, non ci sarà, quando ci sarà, chi lo sa? Io non gliele dicevo queste cose alla Madonna, proprio per dare l'occasione di esercitare in maniera sempre più eroica atti di fede, di abbandono e di fiducia, no? Ecco, Dio solo. Questa è la vita nella Dino, questa vita che ha fatto la Madonna, d'accordo? Era attaccata alle cose della Madonna, nemmeno a Gesù era attaccata in senso negativo. Non bisogna stupirsi di questo, eh? Perché se Gesù non fosse andato in croce, d'accordo, per assurdo, ce lo portava la Madonna sul Calvario. Ma che dici? Dico, senza nessun dubbio. Cioè, la Madonna si è sentita spezzare il cuore il giorno che Gesù è uscito dalla casetta di Nazareth per cominciare la vita pubblica, a ricevere il battesimo di Giovanni. Ma se non l'avesse fatto lui, gliel'avrebbe detto lei, morendo di dolore: figlio mio, tu sei la mia delizia, io starei con te ininterrottamente, ma è tempo che comincia la tua missione, perché tu sei venuto per questo, non sei venuto solo per me. E io immagino, insomma, anche il dolore, certamente unito al Fiat, ma non possiamo pensare che la Madonna fosse un essere amorfo e insensibile, anzi, immaginiamo il primo giorno della Madonna a Nazareth, dopo che il giorno prima Gesù è uscito per la sua missione. I genitori che sanno, per esempio, quando si sposa un figlio, no? Io ero l'ultimo, cioè, quando sono sposati i miei fratelli, la casa diventa vuota, insomma, cioè, ti manca una presenza, insomma, di una persona che stava sempre dentro casa e non la vedi più. Cioè, sì, sta a 5 km, è sposato, insomma, quindi lo posso, però non sta più dentro casa. Cioè, c'è un vuoto doloroso, insomma, no? E la Madonna questo sarebbe vissuto. Ecco. Fiducia che va a stretto e braccetto con abbandono, no? Ed è questa fiducia che ci rende padroni delle ricchezze possedute in potenza dalla fede. Se non c'è questa fiducia, se noi siamo sempre tirati, sospettosi, guardinghi, non ci abbandoniamo, pensiamo noi a preoccuparci di noi stessi anziché lasciare fare a Dio, tu vivi sempre come uno straccione, perché sei sprovvisto di tutte quante quelle risorse, di tutta quanta quella potenza. Cioè, dopo questa cosa Gesù le mostra, insomma, le fa vivere, le mostra misteriosamente un'esperienza, no? Assorbita come una gocciolina d'acqua nell'immenso mare. D'accordo? Mare, c'è una cosa, tutto è contenuto in Dio, io mi sperdo lì dentro, ma, cioè, di che cosa devo preoccuparmi, avere paura, eccetera, no? Ecco. Poi, infine, Luisa, vedete, prima continua ancora a mostrarci i dolori atroci della separazione sensibile da Gesù, e poi passa al purgatorio, perché, ecco, vedete, le sofferenze per le privazioni sensibili di Gesù, se noi ci pensiamo, fanno vivere una sorta di purgatorio anticipato, perché la pena principale del purgatorio è la pena del danno,
È vero che nel purgatorio ci sta il fuoco, ma la pena del danno è la privazione di Dio a ste anime. Cioè, dice, ha detto questo prete, quanto soffro, le mie pene sono inenarrabili. E questo era attaccato da prete agli interessi di famiglia, alle cose terrene, che un sacerdote ci deve sputare sopra e considerarle meno che nulla, se non semplicemente mezzi per vivere, ma deve fare attenzione a non attaccarci il cuore a tutto, e attenzione, un po' d'attacco a qualche persona. Attenzione, quando si parla di distacco non si parla di un sacerdote burbero, freddo, scostante, che non si fila a nessuno. Questo non è il distacco evangelico, d'accordo? Un sacerdote santo è presentissimo, affabilissimo, pieno di carità, pieno di dolcezza, pieno di accoglienza, tutte ce l'ha queste cose qui, ma non si attacca, capite? Non si attacca. Ha dei rapporti meravigliosi, ma si dice, noi ce lo dicevamo anche in seminario, non stringe tante mani senza legarsi a nessuno, è per questo che lui è celibe. D'accordo? Cioè, è proprio l'amore sponsale, è proprio come dire, il culmine, diciamo così, dell'attaccamento, no? Perché si è totalmente intimi due spose, insomma, che condividono tutto, compresa, insomma, una vita molto intima come quella sponsale, no? Un sacerdote no. Un sacerdote condivide tutto, cioè la sua dimensione sponsale deve viverla totalmente, ecco, ed esclusivamente, non solo veramente come tutti, ma il sacerdote totalmente ed esclusivamente con Dio, con Gesù, con la Madonna, questo poi a seconda dei centri polari, diciamo così, delle sue devozioni personali. Altrimenti purgatorio a tutto spiano è doloroso. Il sacerdote deve essere un uomo di Dio, le cose della terra sono semplicemente mezzi e niente di più. La famiglia e gli interessi terreni, zero, d'accordo? Proprio zero, zero, zero. Attaccamenti alle persone, lui non deve attaccarsi. Deve verificare che le persone non si attacchino a lui, tra l'altro. E se vede qualche persona che si è attaccata a lui, deve procedere, deve operare in modo tale che la persona lo capisca e che ci possa essere un distacco. Qui entrano in gioco dei meccanismi psicologici terribili, però, d'accordo? Perché ci vuole una grandissima maturità interiore. Io parlo, insomma, sono un sacerdote, quindi lo so, cioè se non c'è una grande vita interiore e veramente un grande investimento di risorse sul cielo, ma è chiaro, insomma, noi lo capiamo, no? La dinamica, un sacerdote è un uomo che sta, come dire, che vive da solo, quindi che non ha, cioè, poi pensa a un prete che non c'ha più neanche, magari sono morti i genitori, non ha più forti legami affettivi, si ritrova come la Madonna al Tempio, d'accordo? Che fa? O vivi di Dio solo, e non vuol dire, ripeto, rinchiudersi in monastero, stare, cioè, in una vita disincarnata, non siamo un parroco che faccia così o un vescovo che faccia così, cioè da follie, d'accordo? Però non si va tra le persone per prendere, d'accordo? Ma cose anche molto molto, che se uno dice, ma che male ci sarebbe in questa cosa qui, no? Non si tratta di cose brutte. Ma Gesù non li vuole, quindi ci deve essere un'accoglienza, certamente, cioè una persona che fa una gentilezza a un sacerdote, insomma, che gli fa un favore, gli fa un gesto di riguardo, lo accoglie e lo ricambia con la gratitudine, con un grande grazie, eccetera, eccetera, no? E viceversa, cioè un sacerdote si pone sempre in maniera, ripeto, accogliente, caritatevole, propositiva, ma niente attaccamenti di nessun tipo e con nessuno, non devono essere per nessun motivo né consentiti né permessi né tantomeno lasciati entrare nel proprio cuore. Ecco la frase che dice Gesù a Luisa: se la devono mettere bene in testa,
anche i sacerdoti. Per te non ci sono altri sollievi ed aiuti che io solo. Questo è un sacerdote che è un uomo di Dio. E un sacerdote deve essere un uomo di Dio. E se ancora non lo fosse, deve lavorare per diventarlo. Un sacerdote è un uomo di Dio, cioè da un punto di vista oggettivo, in forza del ministero sacro che ha ricevuto, che lo abilita a fare cose assolutamente di cielo, delle quali insomma dovrebbe stare prostrato a ringraziare per tutta l'eternità, ma deve esserlo anche da un punto di vista soggettivo. E questo nell'interiore anzitutto e nell'esteriore. Cioè ci deve essere un codice, come dire, comportamentale, che con dolcezza, certamente con delicatezza, il sacerdote fa comprendere, e poi però, come dire, ne chiede, ovviamente nelle forme dovute, l'applicazione. Questo è fondamentale. Santa Vergine Maria, riceviamo, ecco, dalla bocca di Gesù queste divine lezioni sull'importanza del distacco per essere fusi con Lui solo e abbandonati completamente nelle sue mani, imparando a riconoscerlo in tutto e dappertutto. Si tratta di operazioni profondamente interiori, come tutta la vita nella Divina Volontà, è una vita tutta interiore, che dobbiamo compiere nella nostra coscienza, nel nostro cuore, dopo aver avuto il coraggio di entrarci e davanti a Dio, sapendo che Dio tutto vede, tutto conosce. E quindi noi conseguentemente dobbiamo prendere delle scelte. Se vogliamo vivere con il cuore, come dire, diviso tra tante cose di questo mondo, anche lecite, o se vogliamo ritrovare tutto in Dio solo, staccandoci con il suo aiuto da tutti, per ritrovare tutto con Lui ed in Lui. Questa è una scelta che spetta a noi, che ti aiutiamo di poter compiere in maniera simile a come tu eroicamente in tante circostanze della vita la compisti e costantemente la rinnovasti. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.